Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo nuovissimo video. Io sono Alessandra e questo è il mio canale. Allora, oggi sono qui per portarvi un nuovo video in cui vi proporrò 4 idee per una colazione o uno spuntino anche per chi magari vuole perdere qualche chilo o anche per chi comunque vuole mangiare sano e gli servono delle energie, magari perché anche fa sport, eccetera. Quindi niente, io vi lascio il video, spero che il video vi piaccia, lasciate un pollice in su se volete un altro video di ricette e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e commentate se volete appunto un altro video di questo genere e se volete essere salutati nel prossimo video, perché ho deciso che dal prossimo video comincerò a salutare alcune persone che mi chiederanno di essere salutati. Quindi niente, io vi lascio il video e un bacione. Allora, per questa ricetta ci servirà del caffè che andremo a versare in un piatto. Credo che ci serviranno circa 50-70 ml di caffè. Poi ci serviranno 200 g di yogurt greco zero grassi. Allora, sono delle specie di fette biscottate che io compro all'Lidl, però potete utilizzare anche le semplici fette biscottate della Mulino Bianco, per esempio. Praticamente dobbiamo immergere le fette nel caffè, non troppo, e fate il primo strato. Dopodiché pesate 50 g di yogurt greco bianco. Potete anche zuccherarlo, dolcificarlo in qualche modo. Allora, alla fine il risultato sarà questo, ma non è completo, quindi adesso dovete metterlo in frigo per tutta la notte e andremo a completarlo dopo che l'abbiamo messo tutta la notte in frigo. Sopra andremo a mettere 10 g di burro d'arachidi sopra, questo qui è della Prozis ed è il mio preferito. Quindi potete mettere il burro d'arachidi, ma anche il burro di mandorle o il cacao amaro spolverato sopra. Seconda. Allora, il terzo, che si può fare veramente in tantissimi modi. Allora, intanto ci vuole una cosa importantissima che è questo pentolino qui, che può essere un padellino come questo oppure uno scaldalatte, basta che abbia un diametro molto piccolo che va dai 12 ai 16 cm e deve essere anche antiaderente, mi raccomando. Io utilizzo la farina d'avena che compro da Prozis e utilizzerò questa farina d'avena che è semplicissima, soltanto farina d'avena senza aromi, senza niente. E poi questa qui, che invece è una farina d'avena aromatizzata al gusto biscotto. Allora, chi non ha la farina aromatizzata può provare ad aromatizzare il pancake, quindi la farina normale, con per esempio il cacao, la cannella o altri aromi naturali, per esempio la vaniglia. E poi ci servirà albume, ma se non avete la farina aromatizzata, mettetene due albumi.
Poi una parte liquida che può essere o acqua o nel mio caso questo qui che è il latte di soia che compro al Lidl, oppure potete utilizzare anche il latte normale o il latte di riso. Per farlo lievitare io non utilizzo il lievito normale, il lievito alimentare, ma utilizzo bicarbonato di sodio, pochissimo, una punta di cucchiaino con una spruzzata di limone. Cominciamo subito con la preparazione. Allora, mi sono scordata di accendere il video. Comunque, non mi siete persi niente perché ho soltanto pesato la farina. Ho messo 20 g di farina d'avena normale e 25 g di farina d'avena aromatizzata. Quello che vedete sopra è un albume che ho separato dal tuorlo perché non metterò. E adesso niente, continuiamo insieme alla preparazione. Adesso ho messo a riscaldare il pentolino sul fuoco a fiamma bassa. Appena sarà abbastanza caldo, verso l'impasto, poi copro con un coperchio e lo farò cuocere per circa 10 minuti a fiamma sempre bassissima. Poi lo giro e lo farò cuocere sempre col coperchio a fiamma sempre bassa per altri 2-3 minuti. Il nostro pancake è pronto, l'ho fatto stare anche tutta la notte in frigo perché l'ho preparato prima, però potete mangiarlo anche subito. Adesso l'ho tagliato, ho tagliato un pezzo, e sopra metterò lo yogurt greco, sempre questo qui, della Fage, e poi il burro d'arachidi